Amici di Paddock News, buonasera dal Brasile. Siamo qui per il commento alla sessione di qualifiche disputata questo pomeriggio, una sessione che vede ancora una volta la Mercedes davanti a tutti, con Hamilton che conquista la pole position davanti a Rosberg. I due piloti della Mercedes vicinissimi tra di loro sono riusciti a girare sotto il piede dell'1,10, unici piloti del gruppo a farlo, e si candidano con decisione a guidare la gara di domani fin dall'inizio. Dietro di loro però una sorprendente Ferrari, con Raikkonen al terzo posto che riesce a stare davanti a Verstappen, il quale sopravanza di solo pochissimi millesimi Sebastian Vettel, ottimo quinto, che riesce a stare davanti a Daniel Ricciardo. Quindi, come vediamo, una lotta serrata fra la Ferrari e la Red Bull, che non ci aspettavamo sinceramente su questa pista, dove appunto il team austriaco era accreditato di essere addirittura la squadra più veloce. Da ieri a oggi naturalmente la temperatura è cambiata, le temperature sono abbassate molto, di fatto quasi dimezzate, e sappiamo che questo tende solitamente a favorire la Ferrari. Abbiamo visto principalmente Raikkonen, ma anche Vettel guidare vetture velocissime, molto ben bilanciate, soprattutto nel primo e nel terzo settore, con parziali quasi da record. Più in difficoltà nel settore centrale, che sappiamo essere quello più guidato, dove conta di più il carico aerodinamico. Tuttavia, negli altri due settori, che sono quelli dove conta maggiormente la potenza del motore e dove si possono effettuare i sorpassi, le rosse sono molto veloci, quindi si candidano sicuramente ad una posizione sul podio domani. Questo naturalmente al netto dell'incertezza del meteo, perché, come vedete alle mie spalle, il cielo è scuro e adesso sta anche piovendo. L'acqua che si attendeva nelle qualifiche non è arrivata, ma per domani è attesa a sprazzi, scrosci imprevedibili prima, durante e dopo la gara. Quindi sarà sicuramente da valutare una gara potenzialmente pazza, come sappiamo spesso qui in Brasile. Una Ferrari che potrebbe, a sorpresa magari, ritrovarsi ad essere ago della bilancia nella lotta mondiale fra Rosberg ed Hamilton, che come sappiamo si giocano nel campionato. Qui a Nico basterebbe vincere, abbiamo visto Hamilton veramente in grande spolvero, decisamente determinato a imporsi su questa pista dove non ha mai vinto. Quindi staremo a vedere domani. Per quanto riguarda sempre la Ferrari, come sapete è stato respinto il ricorso contro la decisione dei commissari del Messico che hanno privato Vettel del podio. Gli steward non hanno ritenuto sufficienti gli elementi presentati alla Ferrari, che ha chiesto di riesaminarli. La scuderia ha la possibilità di fare ricorso entro martedì contro questa decisione. Sembra che sceglieranno di non effettuare questo estremo ricorso. Tuttavia, possiamo capire quanto sia importante per la Ferrari riaffermare il proprio peso politico e cercare di riappropriarsi di un podio che, pur in una stagione difficile come questa, può sempre far comodo. Dunque, l'appuntamento per domani è alle ore 14, le 17 italiane, con il Gran Premio del Brasile, aspettando l'incognita meteo. Vi rimando ai nostri prossimi video di approfondimento del dopogara. Buona serata a tutti.